Una mattina ci sveglieremo e dimenticheremo di innalzare il muro che stiamo innalzando, quello tra noi. Lo stiamo innalzando da anni, forse per un vago senso del diritto e del confine, o forse per abitudine. Una mattina ci sveglieremo e lasceremo che le nostre mani vuote penzolino lungo i fianchi. Forse si solleveranno, come fanno a volte le cose vuote quando soffia il vento. Forse semplicemente non ricorderanno come afferrare, come infuriarsi. Ci sveglieremo quella mattina e avremo perso di vista tutte le nostre teorie sul perché e per come e chi ha fatto cosa. Avremo smarrito tutti i nostri piani sul quando e progetti sul cosa e non smanieremo per scrivere nuovi programmi e nuove teorie. Quella mattina non molto altro sarà cambiato. Qualunque cosa stia sbocciando sarà ancora un boccio. Qualunque cosa stia appassendo appasserà. Ci saranno campi da arare e treni da caricare e bambini da nutrire e lavoro da fare. E in ogni momento, in ogni azione, sentiremo l'impulso di dire grazie, sentiremo l'impulso di inchinarci. Portiamo l'attenzione alla nostra posizione e a quei piccoli aggiustamenti che ci permettono di prendere dimora nel corpo. Lasciamo che il nostro respiro sia libero. E se incontriamo ostacoli, guardiamo se possiamo esplorarli. A volte la inspirazione è trattenuta, a volte l'espirazione è trattenuta. Guardiamo se possiamo esplorare quella sensazione in modo che non diventi un muro. Nel prendere dimora nel corpo, facciamo attenzione alla sensazione di peso, all'appoggio e al sostegno che riceviamo dalla base su cui siamo seduti. Lasciamo che la nostra schiena sia eretta, ma non rigida, e ci restituisca così un senso di elevazione, il nostro senso di elevazione. E poi portiamo l'attenzione al respiro nel punto in cui ci è più facile percepirlo. E per i primi minuti portiamo in particolare l'attenzione all'espirazione. È il nostro invito a lasciare andare i piani e le teorie.
il nostro invito a lasciare andare l'attenzione. Il nostro invito a lasciare le nostre mani vuote, senza aggrapparci. Portando l'attenzione all'espirazione, cerchiamo la fine del nostro respiro, quell'attimo di pace prima che inizi una nuova inspirazione. Sentiamo come arriva il nuovo. Come corre dentro l'aria nuova. Come corre dentro perché abbiamo permesso che ci fosse vuoto. Guardiamo se possiamo sostare un istante in quel punto di vuoto tra la fine della espirazione e l'inizio dell'inspirazione, quel punto dove la fine e l'inizio si incontrano. Esploriamo così il nostro lasciare andare. Il nostro accogliere la novità. Esploriamo con quanta libertà possiamo lasciare andare. Con quanto sollievo e generosità accogliamo il nuovo respiro.
E forse scopriremo che alla fine dell'espirazione incontriamo la pace che proviamo quando tutto è stato fatto e tutto deve ancora compiersi. E poi negli ultimi minuti di pratica, se lo desideriamo, portiamo una mano sul cuore. Potremmo salutare così le cose che vogliamo lasciare andare. Potremmo salutare così la nostra intenzione per questa giornata, che non è un piano, non è una teoria, ma è la direzione verso cui volgiamo lo sguardo e il cuore. In ogni momento, in ogni azione, sentiremo l'impulso di dire grazie, l'impulso di inchinarci.